Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Mi metto di qua così. Eccellenza, buonasera a tutti. Iniziamo questa celebrazione in questa domenica, giorno del Signore, e rivolgo un particolare saluto anzitutto a Sua Eccellenza per la sua presenza, perché presiede per noi questa Eucaristia in questa domenica un po' particolare per questa comunità. Un saluto a tutta la comunità, al signor Sindaco, al signor Cazzato, Giacomo, vero? E le altre autorità presenti, e a tutti voi, al presidente della cooperativa. Ecco, in questa domenica, con questa celebrazione, diciamo ufficialmente, inizia l'attività una cooperativa di IPAD Mediterranean, che nasce, questa cooperativa, dal cuore, dalla mente, dalle forze del carissimo Don Lucio, e che naturalmente è confluita per l'opera di tanti altri appassionati e con il cuore grande, come quello di Don Jonathan, anche con il mio modestamente, insomma, anche se non si vede, però c'è pure a me il cuore, no? È confluita nel Parco Culturale Ecclesiale, la fondazione PCE, che significa Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Neuca, che dal cuore ancora più grande del nostro Vescovo ha preso le mosse circa 5-6 anni fa. L'iniziativa più importante che stiamo già iniziando anche quest'anno, anche se in modo un po' diverso dal solito, è Carta di Leuca, però oltre a quella iniziativa ce ne sono altre, come i Cammini di Leuca e come anche queste due cooperative che sono sorte e che stanno confluendo nel parco e attraverso il parco stanno operando. La cooperativa che domenica scorsa abbiamo presentato ad Alessano e la cooperativa che oggi presentiamo nella comunità di Tigiano. Perché qui? Perché devo ringraziare e saluto il carissimo Don Antonio De Giorgi, parroco di Tigiano, e Don Lucio che già è stato fino a qualche mese fa, perché questa cooperativa, attraverso la sensibilità, la disponibilità e anche la lungimiranza, permettetemi di sottolinearlo, di Don Antonio, ha affidato la gestione di questo bene, quindi di questo oratorio Luci Perti, a questa cooperativa per portare avanti le finalità di questa cooperativa sociale. Le finalità quali sono? Semplicemente si possono raccogliere in una parola, in due parole anzi. Una è accoglienza e l'altra è responsabilità. Quindi accoglienza delle persone anzitutto e responsabilità dei beni della terra. Non è che il parco adesso sta diventando, lo dico al signor sindaco, così lo dice anche agli altri sindaci, non è che il parco sta diventando un datore di lavoro, non sia mai, perché non spetta a noi questo compito, però vuole promuovere il territorio, vuole creare rete, vuole mettere in sinergia le diverse forze, soprattutto dei giovani o degli uomini maturi, perché le loro capacità, le loro potenzialità possano, come dire, seminare nella speranza di, che il frutto poi porti a maturazione. È un modo nuovo di gestire i beni della Chiesa. Diremmo che forse è una terza via, non una gestione propria o improprio, non una gestione affidata ad estranei per un fine che magari va al di là delle motivazioni per cui quei beni sono stati creati, ma una gestione, come si dice, partecipata, anzi compartecipata, corresponsabile, dove i laici giustamente si mettono all'opera secondo le loro finalità per l'animazione temporale e la fondazione cura gli interessi naturalmente di promuovere il bene più grande, che è quella di portare a tutti il Vangelo.
E il Vangelo di Gesù è giustizia, è pace, è verità, è libertà, e tutte le opere buone. Anche se oggi il Vangelo, eccellenza, ci ricorda che qualcuno di notte semina poi la zizzania. E dobbiamo stare molto attenti. Non siamo, come dire, dei sempliciotti o degli ingenui. Sappiamo che il mondo è fatto di cose belle, ma ci sono anche cose meno belle, e quindi dobbiamo stare attenti. E allora, eccellenza, volevamo presentarle questa sera la cooperativa, che lei conosce già bene, in modo ufficiale, e per chiederle naturalmente che preghi per loro, per questo inizio di questo lavoro, e perché la comunità di Rigiano e la comunità diocesana possono ricevere il frutto di questo impegno. Quindi, diciamo, oggi è come una giornata di ringraziamento al Signore per tutte le cose buone che nella vita ci dona, ma anche una giornata di impegno per restituire a Dio, attraverso l'impegno di noi uomini e donne, il meglio del lavoro da fare. Con queste parole di Don Stefano ci siamo introdotti nella liturgia, anche richiamando il motivo anche della nostra preghiera, affidando, come abbiamo cantato nel canto iniziale, affidando a Dio che è sempre fedele e che mantiene e porta a compimento anche le opere che Lui inizia. E allora con questi sentimenti ci introduciamo nella celebrazione eucaristica, innanzitutto chiedendo al Signore perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore. Fruttifichi in noi la tua parola, seme e lievito della Chiesa, perché si ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova che il Signore al suo ritorno farà splendere come il sole nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 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 Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa radichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato fa parte di un grande discorso di cui ci parla il Vangelo di Matteo. Una parte di questo discorso l'abbiamo ascoltata domenica scorsa. Quello che abbiamo ascoltato questa sera è soltanto un breve brano di tutto l'intero capitolo e l'altra parte, appunto, di questo grande discorso che si chiama un discorso parabolico. Cioè il Vangelo raccoglie in questo capitolo, siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, raccoglie le più importanti parabole che Gesù ha proposto durante la sua predicazione. Perché Gesù parlava prevalentemente attraverso le parabole. E le parabole sono una sorta, diciamo, di similitudini, sono una sorta di breve, diciamo, racconto, però con una finalità molto importante. Innanzitutto Gesù utilizzava un linguaggio preso dalla vita di tutti i giorni, prevalentemente un linguaggio di una cultura agricola o di una cultura di pastori, che era quella del suo tempo. Quindi vedete quello che abbiamo ascoltato anche questa sera, si è parlato appunto di questo campo, del grano, della zizzania, in altri contesti parla della pecora, del gregge, insomma un discorso facilmente comprensibile, diciamo, dalla gente in quella cultura, diciamo, del tempo. Però le parabole acquistano anche un significato universale, sono facilmente, diciamo, intuibili anche da noi. Che cosa vogliono dire queste parabole? Quindi Gesù parlava per farsi capire. Nello stesso tempo, però, le parabole di Gesù hanno un valore rivelativo, cioè vuol far capire delle cose molto profonde, il regno di Dio, però non attraverso discorsi, diciamo, puramente intellettuali, appunto attraverso discorsi, diciamo così, più facilmente raccoglibili, intuibili anche dalla gente. Ma dentro però quello che a noi conta, quello che noi dobbiamo pensare, non è soltanto il racconto, ma è soprattutto il significato del racconto. Perché queste parabole cominciano sempre così, con questa: il regno di Dio è simile a, e quindi poi si racconta. Quindi Gesù vuol far capire questo concetto che era un po' il centro della sua predicazione, il regno di Dio, tradotto, diciamo, in un termine più facilmente, diciamo, simile, diciamo, alla nostra cultura. Il regno di Dio significa la presenza di Dio come Signore del mondo, sta, è qui con noi, non è, diciamo, al di fuori. Solo che questa presenza si manifesta, e questo è il secondo significato,
si manifesta in maniera particolare e quindi le immagini servono a spiegare il modo con cui il regno di Dio si rende presente nella storia. Perché evidentemente, diciamo, ognuno di noi vorrebbe che, insomma, tutte le cose si realizzassero tutto e subito, diciamo quasi come una bacchetta magica. E invece le parabole ci invitano, adesso poi vedremo, ci invitano ad atteggiamenti diversi. Quindi la parabola serve per il contenuto che dice, per il modo con cui poi dopo il regno si realizza, e non basta. Le parabole poi servono, questo è il terzo motivo, diciamo, per cui Gesù predica in parabole, servono per un appello alla libertà delle persone a rispondere a questa iniziativa di Dio. Se Dio è presente, se Dio realizza il suo disegno, non è che vuole che noi stiamo con le mani in mano, vuole che anche noi accogliamo questa sua attività nel mondo, nella nostra vita, e anche noi ci adeguiamo in qualche modo, però dobbiamo farlo con libertà. Non ci costringe, ci invita, e la parabola allora, con questa, diciamo, modalità nello stesso tempo semplice e profonda, ci lascia intuire qualche cosa per, come dire, anche noi rispondere a questo messaggio del Signore. E naturalmente questo discorso che abbiamo ascoltato, in realtà le parabole che vengono narrate oggi sono tre, noi ne abbiamo ascoltata soltanto una, le altre due sono quella del lievito che fermenta la massa e l'altra la parabola del chicco di grano che viene piantato in terra e poi diventa un grande albero, porta molto frutto. Allora, tutto questo discorso che vale sempre, vale anche in maniera particolare questa sera per l'iniziativa che noi in questa liturgia stiamo richiamando, cioè l'attività di questa cooperativa che insieme con l'altra vuole, diciamo, avere quelle finalità che Don Stefano ha richiamato all'inizio. Allora è bello pensare che una comunità cristiana, una parrocchia e quindi anche una cooperativa deve tener conto di questo insegnamento del Vangelo. Che cosa dice la parabola? Dice innanzitutto che Dio è all'opera, che quindi le cose che noi facciamo però sono in un certo senso susseguenti all'azione di Dio. Prima Dio agisce. Il primato, cari fratelli e sorelle, per ogni cosa che noi facciamo, e quindi dico anche alla cooperativa, come anche alla comunità parrocchiale, non dobbiamo mai pensare che siamo noi gli iniziatori di qualcosa. È sempre Dio che sta prima di noi. Noi ci mettiamo dietro il suo passo, impariamo da Lui, come dire, ci facciamo seguaci, discepoli di tutto questo. E quindi imitiamo anche in qualche modo il suo modo di agire. Avete ascoltato la prima lettura, che è molto bella, eh? Dobbiamo stare attenti, cari fratelli. La prima lettura dice che Dio è forte, lo ripete più volte. Se vuole, agisce con la sua forza. Non è, diciamo, impotente. Attenzione a questo. Non è un Dio impotente che non può portare avanti i suoi disegni. Talvolta noi diciamo, ma Dio dov'è? Perché non vediamo, noi piacerebbe, come dire, che quello che noi desideriamo poi subito si realizzi, ma Dio ha i suoi tempi. Ma questo non è perché non è forte, è che Lui agisce con pazienza, agisce con indulgenza, quanto sono importanti queste parole, cari fratelli e sorelle. Ha un modo di fare nostro, che è un modo, diciamo, un po' compulsivo alcune volte. Dio agisce secondo tempi, pur avendo la forza di realizzare tutto e subito, preferisce però, come dire, che questo si realizzi nel tempo, e non giudica mai nessuno, c'è sempre indulgenza ed è pronto, come dire, anche a,
a scusare il male che noi magari possiamo fare, no? Dopo che dice la parola di Dio, dopo il nostro peccato, lui ci dà sempre il tempo del pentimento. Allora dico alla cooperativa, dico però a ciascuno di noi, impariamo questo modo di agire, questa teoria del tutto e subito, che è deleteria. Ci vogliono i tempi, ci vogliono i momenti, la forza va esplicata attraverso le modalità anche, diciamo, temporali. E bisogna agire con umiltà, bisogna agire con pazienza, la pazienza dell'attesa dei risultati. Vogliamo subito vedere. Magari non vediamo subito i risultati e diciamo, come facciamo? Attendere, continuare. I risultati vengono, ma vengono dopo che c'è tutta questa realtà. E le altre due parabole che non sono state pronunciate, non sono state proclamate, ma sono indicative anche quelle. E certamente poi dopo sono significative anche per il lavoro che voi dovete fare. In fondo dice Gesù, un granellino di senapa, cioè un seme piccolo piccolo. Tu lo pianti e poi pian piano cresce un albero grande. Questa è la Chiesa. Questa è una cooperativa. Sono piccoli segni. Lo capiamo che non è che si risolvono tutti i problemi del mondo con queste realtà. Sono piccole cose che però danno il senso, come dire, di una realtà, soprattutto infondono fiducia e speranza. E così anche il lievito, no? Il lievito è una realtà molto piccola, però viene messo nella pasta e la pasta fermenta, aumenta. Come quando voi facevate una volta il pane, no? Una volta, lo andiamo tutto a comprare, e per noi, no? Invece una volta voi facevate la massa, no? Le signore, poi mettevate, senza lievito non si faceva il pane, no? Bisognava per forza, ma il lievito è piccolo, quasi quasi che non si vede. Tu lo metti nella pasta, la pasta fermenta, cresce. Questo è il regno di Dio. Questo è il modo di vivere della Chiesa. E questo, naturalmente, auguriamo anche alla cooperativa che sia il modo di realizzare tutto questo. Voglio concludere con una piccola notazione. Avremmo potuto, diciamo, dare inizio ufficiale, diciamo, a questa attività in maniera, come dire, separata, venivano da me, nel Scopio, dicevo bravi, così, davo la benedizione e finiva. No, abbiamo voluto fare con il popolo, con voi, per dire che cosa? Per dire che certo sono alcuni che si impegnano, ma è dentro un contesto di un popolo, perché questi beni che qui sono stati anche realizzati, diciamo, per opera di Don Lucio in maniera particolare, però appartengono a tutti. E noi cosa vogliamo? E vogliamo, se è possibile, nel modo della possibilità, farli in qualche modo, portarli un po' a frutto, diciamo così, farli fruttificare. Per il bene di chi? Per il bene del popolo, naturalmente. E quindi il contesto liturgico in cui siete tutti qui, questa sera per la messa, ma anche per questo motivo, sta ad indicare il contesto ecclesiale, il contesto di un popolo. Non è un'iniziativa al di fuori, diciamo, della dimensione del popolo di Dio, ma è dentro questo popolo, naturalmente con le sue finalità, con le sue specificità e quindi anche con l'impegno di alcuni, ma la condivisione da parte di tutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo intercede per noi che non siamo capaci di pregare in modo conveniente. A Lui affidiamo umilmente le nostre invocazioni perché le consegni al Padre. A ogni invocazione rispondiamo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per il popolo santo di Dio, sia nelle travagliate vicende della storia umana germe fecondo di unità e di speranza. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per il nostro vescovo Vito, perché conformando sempre più la sua persona e la sua vita al mistero che celebra, divenga sempre più modello del gregge a lui affidato. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i governanti, affrontino con audacia evangelica le sfide sociali ed economiche generate dalla pandemia, mettendo al centro le giuste attese delle famiglie e dei lavoratori. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i giovani in ricerca vocazionale, il loro progetto di vita maturi nell'ascolto dello Spirito e con l'accompagnamento amorevole di guide sagge e prudenti. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi e per la nostra comunità, il periodo delle vacanze del riposo risvegli in noi lo stupore per le bellezze del creato e ci educhi al pensiero che ogni realtà creata è chiamata a cantare in Cristo la lode al Padre. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Il tuo Spirito, o Padre, ci aiuti ad aderire alla tua volontà. Le tue sante ispirazioni ci guidino attraverso le vicende del mondo per giungere alla perfetta comunione con te, per Cristo nostro Signore. Amen. Aleluya, aleluya.
perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro aiuto, per il suo sacrificio. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli, santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti, benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola, nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo è il Signore, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna. Santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, e lo diede ai suoi discepoli, e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamando la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, ricordiamo quanti hanno lavorato in questo oratorio che non sono più tra noi, che sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ippazio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla potenza, ma di pensare alla tua parola e di
Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui, per mezzo del Signore suoi santi, cui la manca a coloro che lo temono. Corpo di Cristo, amen. Corpo di Cristo, amen. Corpo di Cristo, 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 esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ma lì era ascolta il povero, egli lo libera da ogni angoscia. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri. Fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sediamo un attimo. Così respiri. Buonasera eccellenza, buonasera a tutti gli ospiti, a cominciare dalla cooperativa iPad Mediterranean. Nei giorni scorsi ci siamo incontrati sia con Don Antonio De Giorgi sia con Don Andrea Gabbone per garantire, come dire, la migliore soluzione anche in termini, no, in termini proprio di soprattutto dal punto di vista della tassazione, ahimè, visto che dovevamo ben capire lì dove finiva il profit e dove iniziava il non profit, visto che questa struttura è nata come opera di urbanizzazione secondaria, quindi la finalità sociale a servizio di tutti i cittadini della nostra comunità doveva essere garantita. Quindi è finito questo lavoro minimo insieme con gli uffici, non resta che augurarvi i migliori auguri per essere veramente lievito per la nostra comunità, soprattutto per l'aspetto più importante a mio avviso, che sia oltre a quello del ritorno alla terra, anche e soprattutto quello dell'accoglienza. Di già una comunità che è una delle poche ad avere uno SPRAR, un progetto di seconda accoglienza che prende per mano le persone che sono qui per motivate ragioni e in cerca di aiuto, e questa realtà spero possa essere, come dire, un'occasione in più per maturare una coscienza migliore sia da cristiani che da cittadini, mettiamola così. Grazie ancora e niente, passo la parola, non so chi. Al presidente. Ok. Innanzitutto un doveroso ringraziamento al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, al Parco Culturale Ecclesiale dei Finibus Terre, nelle persone del Presidente Don Stefano Ancora e del Direttore Don Jonathan De Marco, al carissimo Don Lucio, già parroco di questa comunità, che tanto ci si è speso per la realizzazione e il completamento dell'Oratorio Luciferti, e al carissimo Don Antonio De Giorgi, attualmente parroco della parrocchia Sant'Impazio, per averci accordato fiducia. Inoltre caloroso saluto va a tutta la comunità di Tigiano, a nome della cooperativa IPAD Mediterranean che io rappresento. Parlo a nome di una realtà piccola e variegata che trova il suo fondamento nello spirito della condivisione, la cooperativa sociale IPAD Mediterranean, dove IPAD sta per Integration, Peace and Development, integrazione, pace e sviluppo. La nostra cooperativa abbraccia appieno quella che è la visione e la mission del parco culturale, cioè mettere al primo posto la convivialità delle differenze, nella consapevolezza che sono possibili nuove modalità di sviluppo per il nostro territorio, che passano attraverso la conoscenza, l'incontro, il dialogo e il rispetto. Tre sono le parole che riassumono questo importante progetto che ci vede protagonisti: coraggio, bellezza e condivisione. La prima parola è il coraggio, certo, perché se non ci fosse questo importante compagno non avremmo intrapreso questo cammino, soprattutto in questo particolare contesto storico che stiamo vivendo. Riprendendo le parole della canzone ufficiale della Route Nazionale Ageshi del 2014, Strade di Coraggio, diciamo che è giunta l'ora di essere protagonisti del nostro tempo, di vivere con coraggio questa avventura. E poi la bellezza. Sì, perché sarà la bellezza non solo esteriore che già caratterizza Luciferti e che noi come cooperativa ci impegniamo a conservare e a migliorare, ma soprattutto quella bellezza che lei stesso, eccellenza, ci ha di recente esortati a coltivare nel suo messaggio agli operatori del turismo, quella delle relazioni che saremo in grado di costruire e di custodire e che ci permetterà di rendere questo luogo accogliente e piacevole da visitare. E infine la condivisione. Crediamo fortemente che per gestire questa importante struttura sarà fondamentale la condivisione di ogni iniziativa con la comunità di Tigiano, Luciferti e della comunità di Tigiano.
A noi è stato concesso l'onore di far vivere questo luogo nel rispetto di quelle che sono le sue caratteristiche, cioè il luogo di accoglienza, di relazioni, di rispetto, di sport, laboratorio di creatività che aiuti soprattutto lo sviluppo delle giovani generazioni. Abbiamo mosso i primi passi e come in agricoltura abbiamo imparato che occorre tanta pazienza e tanta cura da fornire al piccolo seme perché produca frutti ricchi e saporosi. Così anche in questa importante avventura sappiamo che solo con pazienza, tenacia e tanta cura sapremo raggiungere traguardi meravigliosi. Iniziamo pertanto questa bella avventura confidando nelle preghiere del nostro Vescovo, che sempre ci sostiene nelle nostre iniziative e ci esorta a trovare nuovi modi per inventare il futuro, con la consapevolezza di avere un partner fondamentale nel reparto culturale e ecclesiale del Vinicus Terre, e sicuri della collaborazione del parroco Don Antonio De Giorgi e di quanti hanno a cuore Luci Verdi. Infine un ringraziamento a quanti collaborano e collaboreranno a vario titolo con la nostra cooperativa. Grazie ancora e auguri a tutti noi. Solo per ricordare due cose che il Presidente non voleva. Uscendo hanno messo una bancarella dei prodotti tipici della cooperativa che già hanno seminato e raccolto. Immaginate il prossimo anno la bancarella arriva da qui fino a Tigiano e oltre. Quindi uscendo, vedete, ho visto anche che c'è un frutto che io ho incontrato 30 anni fa in Albania la prima volta. Come si chiama? Bami? Bamia, che cucinato in un certo modo sono anche buoni, è un ortaggio che noi qui non abbiamo. È buono contro il colesterolo, dice Don Lucio. E se vide, infatti, se vide. Grazie. Poi l'altro avviso, domenica prossima celebreremo a livello di Resano la giornata del migrante e il Vescovo presiderà la celebrazione eucaristica alle ore 20 in località Felloniche sul mare e poi seguirà un momento di testimonianza, un momento di preghiera, quindi quanti possono partecipare, se potranno, possono recarsi in quella località. Un'ultima cosa, c'è un canon da benedire, quello di Rocco De Francesco. Non so, questa è la terza, la quarta volta che lo dice. Rinasce sempre, non muore. No, rinasce sempre. Con la benedizione, poi ha fatto incidente. Ma no, ma benediciamo tutti. Andiamo. Buona serata a tutti. Grazie. Alleluia, benedite il suo nome, alleluia, cantate al Signore, alleluia, come vi dirate, alleluia, cantate al Signore, alleluia, No, c'è proprio.